Allora, in tema di annunci e soliti, ce ne sono tanti in queste ore, insomma il 13 dovrebbe essere riaperto Campo Imperatore, in realtà è una grande bufala perché non ci sono i tempi e poi la cosa grave è che il trasformatore ancora non è stato cambiato, ci sono veramente tante cose che non sono state fatte, motori che bruciano, lavori non riconsegnati, ma e come stanno veramente le cose? Diciamo la verità, insomma. Ci sono le talpe. No che ci sono le talpe, insomma ci sono i giornalisti che vanno a vedere come stanno le cose. Vabbè, quelli sono inconvenienti che possono succedere, purtroppo, cioè, il discorso di base è che stiamo lavorando in un periodo dove non si dovrebbe lavorare. Ma perché non ha riconsegnato la linea i lavori entro la fine di novembre così come era previsto? No, quello che allora, il discorso è questo, il lavoro che doveva riconsegnare entro novembre è stato completato, infatti ho già mandato alla regione tutta la documentazione. Che il lavoro era in due fasi, cioè una parte che è relativa ai controlli da fare per la revisione speciale ed è stato fatto. Io ho già mandato alla regione tutta la documentazione. C'erano adesso, questi sono lavori extra in più che una volta che tu fai i controlli ti rendi conto che non funziona devi necessariamente intervenire. E stiamo facendo quello. Però il trasformatore che ancora non è cambiato significa che non funziona la seggiovia. Ha messo un gruppo. È scoppiato anche il motore di monte della seggiovia, ci sono ali dell'albergo dove non c'è la corrente. Le derrate non sono state portate su, insomma siamo nel deserto più totale, però si fanno annunci. Allora, non è una presa per i fondelli, anche no. O perché le elezioni sono prossime, no. Pignatelli. No, senti, la decisione sulla riapertura o meno, in qualche analisi, da me. Appunto, sei direttore. Allora abbiamo, abbiamo la verità. Nessuna pressione, adesso ti assicuro, nessun secondo fine su quello che è. Però tu sei uno bravo, io ti conosco come uomo pratico. Allora diciamo, non ci sono le condizioni per aprire il 13, ma diciamocelo chiaramente. Cioè, le condizioni volendo ci potevano anche essere. Ci potevano, quindi sì, non ci sono più. Sì, ma no. Uno non può programmare la tempesta non dite che sono tre giorni di bufera, che la colpa è dei tre giorni di bufera anche. Se il trasformatore ancora non è stato cambiato, se un motore si brucia. Non fa niente, il trasformatore l'abbiamo bypassato, nel senso che abbiamo messo un gruppo autonomo e quindi fa quello che fa il trasformatore. Quindi il fatto del trasformatore è un qualche cosa che sicuramente deve essere sistemato. Sono le falle, quindi se uno riapre bene, no? Come dire, se uno esce dall'ospedale, esce che sta un po' in forma, se no rimani ricoverato. Allora, il trasformatore di cui tu parli è un praticamente serve ad alimentare la stazione di valle per mettere e tirar fuori le sedie, cioè, certo. Quindi non è una questione di sicurezza dell'impianto, l'impianto funziona, quindi noi quando il momento in cui ci serve l'energia per tirare fuori le sedie mettiamo, ci abbiamo un gruppo, facciamo con quello, quindi il problema è risolvibile senza, è una sorta di gruppo elettrogeno quando via sarei incosciente a non far aprire la stazione perché non venga trasformato la valle, sarei un fessacchiotto. Cosa che spero di non essere. No, però insomma sempre così rimediato. Cioè sono inconvenienti che possono succedere. Cioè è scoppiato un trasformatore. Il gasolio manca per l'albergo, quindi ci sono motivi, motivi seri. Sì, che stiamo risolvendo. Cioè la cosa non è semplicissima, quindi ne vogliamo parlare o no? Che il 13 è veramente il solito annuncio è così inutile perché non ci sono le condizioni. No. Il 13 avremmo potuto aprire, l'unico inconveniente è quel motore di monte che hai detto, che purtroppo quello è revisionato. Ma chi l'ha revisionato? Chi ci ha messo mano? Una società ad hoc di Chieti. E non ha fatto un macello? No, il motore è stato revisionato bene, solamente che nella... dico che cosa è successo, inutile, noi che siamo ma noi sappiamo tutto, no? E lo so che c'hai le talpe, ma comunque dico, non serve, te lo dico io perché non c'è niente da nascondere. Nella chiusura, diciamo, l'involucro di questo motore, nel rimontarlo, c'era una lesione che nessuno se n'è accorto, l'hanno rimontato, quindi ecco, cioè, in questo può esserci un rimbrotto a chi ha fatto questo lavoro, certo. Un operaio che è montato lì, si è messo a fare, invece vedi che c'è una lesione, se c'è oppure se è procurato, sa di fatto che la colpa è dell'operaio. No, di chi l'ha rimontato? Di chi l'ha rimontato, quindi, perché non so se adesso quando hanno revisionato il motore, questa è un'azienda specializzata, quindi penso che se l'avesse notato la rottura l'avrebbe in qualche modo segnalato. O una sua mancanza, comunque sta di fatto, questo motore è pieno di neve.
quindi immagina io nel motore elettrico, immagina, ecco, adesso c'è il punto tecnico della vergogna, perché dopo aver fatto l'annuncio adesso c'è la vergogna sì, di allora che facciamo, visto abbiamo che le false aperture adesso abbiamo il 15. Va bene, insomma, noi vi lasciamo con questa possibilità, no, di fatto, però staremo a vedere, noi siamo vigili. Pensa che io sono entrata dentro il motore, sono andata a controllare i lavori di persona. Ma ti potevi chiamare a me, ti avrei accompagnato ben bene. Però nella mia ignoranza in tema sono riuscita a capire qualcosa. Io ti dico una cosa, tu mi conosci una persona operativa. Certo, pratica, lo sono, e lo voglio essere, mi piace essere perché lo sono sempre stato. Allora ti dico una cosa, non c'è niente da nascondere, io non voglio nascondere. E non facciamo, cioè la polemica fino a se stesso non serve a niente. Quello che tu hai riscontrato, io sono d'accordissimo, però ci avrei accompagnato io sicuramente, ti avrei detto guarda questo non funziona, questo te l'avrei detto io senza problemi, perché quello che non funziona poi cerchiamo di metterlo in funzione. A me non piace piangermi sotto, mi piace operare, allora quando è successo bisogna risolvere. Ti viene da ridere pure a te, non ci riesci neanche a credere, c'hai un sorrisino a metà, cioè diciamo che insomma... No, ci credo. Questo voglio essere rassicurante, allora non devo il sorriso. No, a credere ci credo, cioè il discorso è questo. Stiamo fuori termine, fuori tempo, questo è chiaro, siamo partiti fuori tempo. Siamo... Da una revisione che doveva essere fatta, una revisione speciale, una revisione ordinaria, tanto per farti capire, io quest'anno, questo qui è il sesto impianto che c'è in revisione, gli altri sono tutti belli, funzionanti. Solo aperti, questo? Siamo partiti a novembre, a novembre appunto. A metà novembre, che pretendi? Vabbè, però qua si canta sempre vittoria.